La situazione economica drammatica dell'Italia la conosciamo tutti perché la viviamo sulla nostra pelle. Picchi di disoccupazione giovanile che arrivano fino al 60%, una corruzione che drena un sacco di risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate per fare cose che servono davvero ai cittadini, 6 pensionati su 10 che vivono sotto la soglia di povertà. Davanti a questa situazione il governo Renzi, invece di fare riforme strutturali che servono davvero al paese, si inventa insieme a Boschi e Verdini la schiforma costituzionale. Infatti questo governo illegittimo, con a capo una sola persona, il Presidente del Consiglio non eletto da nessuno, ha deciso di accentrare tutti i poteri nelle mani di una sola persona e di limitare la sovranità popolare. Per questo abbiamo deciso di raddoppiare l'evento dell'estate, la Costituzione Cost to Cost, iniziato dal nostro Alessandro Di Battista in giro con uno scooter lungo tutte le coste d'Italia. Noi ci siamo autofinanziati, abbiamo preso una barchetta e con questa gireremo alcuni porticcioli e isole italiane. Dietro di noi c'è l'isola di Ventotene, oggi sarà teatro di questa passerella che faranno Renzi, Hollande e la Merkel, proprio loro che sono gli autori del fallimento di quell'Europa che descriveva così tanto bene Spinelli, quell'Europa dei popoli, quell'Europa della democrazia, quell'Europa dell'uguaglianza sociale. Oggi l'Europa è un fallimento, l'ha dimostrato le scelte sull'immigrazione, l'ha dimostrato tutte le scelte di austerità che sono state portate avanti. Questa Europa a noi non piace e la combatteremo fino alla fine. Diciamo no a una riforma costituzionale per la quale ci dicono che creerà maggiore democrazia. E non è vero, perché i cittadini non potranno più eleggere i senatori. Avremo un senato formato da consiglieri regionali, scelti tra di loro, che godranno per di più dell'immunità parlamentare. Ci dicono che questa riforma porterà un risparmio di 500 milioni di euro. Non è vero, perché si guadagneranno al massimo qualche decina di milioni di euro. Ci dicono che la riforma costituzionale serve a migliorare il nostro paese. Non è così, quindi noi voteremo no. Seguiteci oggi alle 19 a Gaeta al Molo Sanità.